75. 150. Power 25. Steve Austin sempre là, primo. Ah no, era quinto. John Cena scende secondo. The Rock scende e si piazza in terza posizione. Edge scende in quarta. Undertaker scende. Bredar sale. JTG sale. Kelly sale. Da diciottesimi Savoy Sedman. Sì, Savoy Sedman salgono. Yeah. Rey Mysterio scende. Carlito scende. Bobby Lashley scende. Rick Rude sale. Chris Master scende. Johnny Nitro sale. Entra addirittura. Era fuori, eh. CM Punk e Marcus scendono. Batista sale. Da 25esimo, 17esimo e parte la scalata verso il podio. King Booker e Torrey Wilson, eccoli. Salgono. MVP scende. Mr. Kennedy scende. Metà dei Jeff Hardy salgono. Kane sale. Chavo Guerrero scende. Shawn Michaels sale. Michelle McCool scende. E fine. 25. Mi salgono tutti. Stella degli incontri. Stelle degli incontri, andiamo a vedere Raw, 3 stelle e mezzo il tag team, 3 stelle e mezzo il fatal 4-way, 3 stelle e mezzo... Perché hai fatto 3 stelle allora? Sono stati scarsi gli ultimi due. 3 stelle e mezzo questo, 3 stelle e mezzo questo, mi rubano anche sulle stelle. Scusa, è matematico, eh? È matematico che è 3 e mezzo, non sa fare i calcoli. Bagato. 3 stelle qui, 3 stelle e mezzo qui. 3 stelle qui, 3 stelle qui e 3 stelle qui. È lui 2 e mezzo. Era sbagliato, ragazzi. Lui era 3. 3 stelle, 3 stelle, 3 stelle e mezzo, 4 stelle. E qui ci stava il 3 e mezzo, eh. Il John Cena contro Stone Cold e Ashley. Qui ci stava il 3 e mezzo. Questa settimana ci avete inculato non male. Sì. SmackDown, anche tu hai la mail. 15, eh? 2 mail tra l'altro. Una ce l'hai anche tu. Mi ma dominando la Power 25. Va in prima posizione 15%. Non avevo i Austin del cavolo. Guardato con te. No, lui è 13, visto io. Non avevo notato. Stavo leggendo perché mi mandava la mail Vince. Bene bene, sei riuscito ad avere 3 superstar della tua lega nei primi 5 della Power 20 per 5 intere settimane. Non male per niente. Ora fallo di nuovo, fallo. Infatti molte volte se vuoi diventare il general manager della... Solito arrivava a me questa mail quando avevo Battista. Grandissimi, vedete, Battista vedete ragazzi, per un anno. Gli appunti servono. Non sai neanche tu perché, dai. E intanto SmackDown è in testa. Allora, proseguiamo. Io non ho più fatto niente. E andiamo con... Non mi avete fatto saltare così tanto, ma... No, è giusto. È giusto. Snitsky. Grandissimo successo! Snitsky! Tutti che fanno successo i miei no. CW, prova a guardare le mail. No, non ce l'ha. Non ce l'ha proprio. Hola! Dai, cominciamo bene. Ancora un paio di volte così Randy Orton e sei pronto per la rivalità con Bradato. Ennesimo scambio. Ancora Kane? Sì, ma sei fissato, eh. Quindi, patriottismo, Batista contro The Rock fino a SummerSlam e chi perde lascia la Lega ancora anche questa qui fino a SummerSlam, Kelly contro Torrey Wilson. Ok, no, aspetta, perché Torrey Wilson. Melina contro Kelly. Fino a SummerSlam. Ok, per adesso lasciamo queste. Con la tag team facciamo più avanti. Oh, tutti felici però. Quasi. Tranne te che deve vincere. Triple H deve vincere. E Shawn Michaels deve vincere. Facciamo un 3 contro 1. E tutti quei 3 che devono vincere li metti. Guarda caso, questa settimana anch'io ho un 3 contro 1. Casualmente, eh? Ragazzi, ci siamo. Raw anche oggi è pronto per lo show. Per me quel match qua ti butta giù un gran tanto. Si parte con un handicap match 1 contro 3. Perché HBK, Triple H e Undertaker devono vincere.
Butta e Kim Booker e SBK sono in rivalità. Tutta giù parecchie stelle. Secondo match Fatal 4-Way al femminile, Kelly Kelly contro Michelle, contro Melina, contro Torri. Promo c'è uno. Una rivalità. Sì, c'è una rivalità, Melina e... Torri. No, Kelly Kelly. Kelly Kelly, bravo. Non so, io non le sa lui. Le promo 1, promo pubblicità, match 3 ragazzi, senza senso. File contro Mr. Kennedy. Il due che voleva dar via. Match 4, Fatal 4-Way, Mysterio contro MVP, contro Chavo, contro JTG. Promo 2, promo pubblicità per i soldi. E nel main event abbiamo un handicap match The Rock contro Batista e Master, perché Batista ha bisogno di vincere. Grande ritorno di Batista a Raw. E stessa cosa Masters. E perderà. Speriamo di no, perché The Rock è forte. King Booker, mi pare Booker. Evidente. E Booker manderà una mail. Si vinceva. Qui? Io. Kelly. Arriverà il giorno che vincerò. Finlay contro Mr. Kennedy. Finlay. Testa a testa. Finlay. Tra due brocchi. E Finlay questa volta vince, finalmente. Match 4, Fatal 4-Way, Mysterio, MVP, Chavo e GTG. MVP non avevi detto lo, lo scambio? Cosa c'è? Non lo metto nello show. MVP. GTG vince e main event The Rock, Rock. Batista e Masters. The Rock. The Rock. Ma dai, ma dai! Mi incazzo veramente! Mail, mail, mail. Ma dai, una volta devi vincere! È fortissimo The Rock. Batista appena arrivato ha fatto la sua bella figura, eh! Oh, solo Michelle McCool. Grazie al cazzo, non ho mai vinto. Sì, però Batista e Master dovevano vincere. Batista appena arrivato, scende, per me è Master che gli ha messo i bastoni tra le ruote. Mi metterai in tre pollici intanto, Legend Killer, tre pollici. Cioè, è una vita che va avanti. Va avanti fino a SummerSlam. Tre pollici si è presa. Più due per Batista. No, datemi un secondo soltanto che guardo la roster. Che succederà mai? Una mail. È uno scambio? No. Ah sì, è no, vero. No. Kane per MVP, ah, ragazzi. Signor. Kane per MVP. Niente, non c'è niente da fare. No, come faccio a andare sul tuo? Sono, è il mio quello. Sono tuoi? Certo che sono miei. Ma Cristo. Conosce benissimo il suo roster. C'è fuori di testa. Me l'ha chiesto tre volte, eh. Non faccio andare sul tuo, sono tuoi. Perché leggevo Easy Audio. Non so io. Infatti. Ho capito, ma ci sono tutti i miei. Cioè, no, non vai, no. Ciao! Se vuoi... Se volete andare avanti ancora un po', fare questi cambi. E ci guadagni ancora tu come hai guadagnato prima? Ah, non è possibile. Posso cosa dirti? A sorpresa, cosa ci sarà come match 1? per favore no. Forse è fai per un quello... ladder match, fai qualcosa. Forse è per quello che sei al 3% e siamo quasi a SummerSlam. Dai, per favore. Non come SmackDown che è a 15, perché per 5 settimane di fila 3 su 5 nella top 5. Facciamo un... Allora, abbiamo il solito match singolo di apertura, non singolo, di apertura, uno contro uno con manager, Elijah Helms in rivalità, Helms accompagnato da Kali, perché sia Helms che Kali devono vincere. Randy Orton contro Kenny Dykstra, singolo, tanto per far qualcosa, perché tanto sono tutti e due felici, non hanno un cazzo da fare, vanno. Promo e entusiasmo tag team, Sabu Sedman, che hanno il match subito dopo. Sabu Sedman contro Terry Funk e Mick Foley, tag team Tornado Tag, prima volta che si fa. Abbiamo Steel Cage, Roddy Piper contro Rick Rude. E Roddy Piper deve vincere. Porca merda, non gli ho messo l'aiuto. Minchia. Ma lo Steel Cage non posso farlo a 3. Niente, faccio triple. Faccio
Ma devo metterci il manager. Bret Hart superstar inattiva e qua sarà un uno contro uno. Tolgo Leslie. Ciao, ciao. Elijah. Elijah. Sì, e sono felici. Il buffato non è servito. Kenny. Orton. Bene, sale Randy Orton. Foley. Sabu e Sam. Ah. Rick Rude. Rick Rude. Yeah! E anche lui. Cane. Cane. Porco. Porco chi è l'altro? Dai Kane, Kane. No, cosa ho fatto? Cosa fai? Fai B. Non lo so. Rosso. Hai fatto gioca. Ah. Kane. Ok. Nessuna mail. Sempre 3%. Che bastardi. Allora, tutti felici tranne Rick Rude e Umaga che hanno perso. Ho perso tutte le settimane. E Umaga ha perso anche lui. Devono vincere quei due qua. Ma esatto. Ma dai, Cristo santo. È lo scambio. Ah, c'è uno scambio. È lo scambio. Triple H per Kane. Ti ricordo essere campione in CW Kane. Non è campione in CW. Non è campione, non mi chiede. No, ma prima non ho guardato. Devi solo o accettare o non accettare, non chi ti do, non voglio altri. Chi ti do, chi ti do, chi ti do. Do. Allora niente. Ecco, così si fa. Scambia con lui, però adesso su voi. Non venire a rompere le balle ancora a me. Io sto bene così. Sì, ecco, allora non scambiare più un cazzo. Se tu non sei contento dei tuoi lottatori, cazzo, rompi le palle agli altri. Volevo Kane, mi serviva Kane. E invece mi riprendo Shad. Nessuno se l'è preso, mi riprendo Shad. Tanto costa niente. Prendilo che poi te lo chiedo io come scambio. Ma ha ripreso Shad. Ma si può. Ma si può. Non mi dai Kane? Cosa lo volevi fare Kane? Lo volevo. Ma avevo smetti. Già piani. Avevo dei piani se non te lo chiedevo Kane. Ma smettila. Ma si... L'ha ripreso solo per fare con le compagne di esordio. Per quello che voleva Kane, lui vuole fare la coppia dei DC. Brother. Cazzo. Troppo come... bella così. Dai a me Undertaker. Così ti da Kane. Così non puoi fare la coppia. Davvero, la prossima volta che mi scambi, mi mandi lo scambio di Kane, ti mando che Ticker. Dai, mettiamo questi due in coppia. Però direi di far diventare Mysterio Sleale per fare una roba giusta. Va bene, coppie così a caso. Benissimo. Io non riesco a fare grande successo. Allora, andiamo. Successo per Corvone. Tocca ancora a me. Successo di Metardi, più 5. Mail. E non è uno scambio stavolta. Non è stato accettato. Ah, molto loro. Infatti. Wendy, se mi fai anche questa, vai a 5. Siamo a 92 come... Ah, stavolta no. Non è mica sempre festa. Volta. Tu caro? Caro sa fare solo una cosa. Che è questa? Stavolta ce la fa, ce la fa. Cosa gli hai fatto? Cosa gli hai fatto? Ha perso la voglia di lottare Battista. Vuoi dire quant'è? 91 però, eh? Somia due alla volta. Somia! In 50 volte ce l'hai fatta. Ce la fa, ce la fa. Dai Randy, fammi un colpaccio anche stavolta. Dove sei? SmackDown c'ha già lo show pronto. Però, 91. Quindi, Triple Threat femminile, Ashley contro Candice contro Mickey.
Poi un Fatal 4-Way dove Nitro e Edge sono in rivalità, che però se la dovranno altrettanto vedere contro Matt Hardy e Snitsky, così combattono tutti. Sostituisco la rivalità che così va avanti in modo che Corvone e Punk abbiano un po' più probabilità di vincere visto che sono gli insoddisfatti contro la vittima sacrificale Hardy. Qua avevo sbagliato tutto perché avevo sbagliato il campione degli Stati Uniti, però fa niente. Le due rivalità Mark Henry e Ric Flair e Regal e Carlito ci sono, quindi proseguono. In più, come richiesto da Mark Henry, lo stesso andrà per il titolo. Ho comunque bisogno di soldi. E il main event, ragazzi, vi accompagnerà fino alla fine di questa ruta, perché è giusto che sia così. Ah, non fino alla Giammosa. No, dopo, no, che ho paura cambia. Che... Magari appena mi imparo i campioni faccio delle rivalità belle. Ashley. Snitsky. Bravissimi, yeah. Bravissimi. Jeff Hardy. No. Oh! Attenzione! Che CM Punk lascia SmackDown! Harry! Figli di puttana. L'abbiamo guffata bene, Harry. Regal vince, devi puntare su Regal, cazzo, la vince sempre. Cena. E anche Stone Cold. No, infortunio. Oh. Edge. Non è fuori però, 85%, 3 settimane. Cristo. Pensavo in un CM Punk. Pensavi male! Polso slogato. Pensavo in CM Punk. Però qui Snitsky cosa vuole? Soldi. Esatto, soldi. Se li merita o no? Beh, sta salendo. Dai. Soldi. Incredibile. Cazzo, 12 settimane. Da te però. Tutti vogliono soldi. Sei quello che ne ha di meno e tutti che vogliono soldi. Vogliono sempre comunque a meno di Kelly, eh. Soldi anche Mark Henry, eh. Ancora! Se non la vinci, fuori sei una pippa. Testa. Fuori di testa, vuole ancora il titolo questo. Corvone giustamente soldi. Vuole vincere. Soldi. E poi vuole vincere. Esatto. Infatti è ancora soddisfatto. Sì, c'è scritto. E CM Punk? Per tutte le settimane. Guardo le rivalità, bene, molto bene. Penso che arriverò anch'io a 3. Bene. Vai a martedì, no lunedì, scusami. 15, Cristo, 15. Devi vedere anche gli altri prima. 15 e tu non ci sei come sempre. No, perché? Come sempre. www.com. Avrei fatto un match a 5 stelle. Per stare ingaggiata. Per essere andato a 15. Posso fare meno 80. Che è successo? 3 stelle per il CW. Come hai fatto a salire di 2? 3 stelle ero. Meno 80. Perché ho fatto andare via Bret Hart? Perché? 3 stelle e mezza SmackDown. 2 milioni e 60 ICW. Sceso ancora. 3 milioni e 700. Meno 80, Cristo. 3 milioni e 350. Non capisco perché sei andato più 2. Hai fatto un match a 5 stelle, per forza. Non ti è arrivata nessuna mail? No. Ro per la prima volta scende. E io rimango instabile adesso. Ma tu devi ricordare che il SmackDown è il pay per view. Per la prima volta. Quindi ormai c'è il sorpasso. Maledetto John Cena in prima posizione. Un'altra settimana con tre nei primi 5. No, però è Randy Orton era fuori, è entrato subito in ottava posizione. Edge rimane lì, Undertaker rimane lì, Bret Hart rimane lì,
Batista sale da 17° a 7°. Cristo! Randy Batista, Orton prendiamoci la top per favore. Randy perché Orton è appena entrato e già in ottava posizione. Perché sale. Altrimenti ti ho preso per niente. Randy Orton. Kelly scende, Bobby Lashley sale. CM Punk e Marcus salgono, Triple H e HBK salgono. Snitsky sale. Rey Mysterio scende, Roddy Piper sale, William Regal sale. Matardi e Jeff Hardy salgono, Kane sale, campione Kane, Sabu e Sandman scendono, Recruit scende, JTG e Shad, attenzione, entrano e si piazzano 21°. Chris Master, Cristo Santo scende, no, Kim Booker sale, MVP scende e Johnny Nitro scende. Ascolta un secondo solo, prima di salvare o vedere le stelle, mi dici i miei campioni, onde evitare la prossima volta un errore come quello che ho avuto oggi? 4 stelle questo, 3 stelle e mezzo questo, 3 stelle i due beoti qui, 3 stelle e mezzo il Fatal 4-Way e 3 stelle amici mezzo. A casa scrivetemi nei commenti perché è salito di 2 percentuali lui, perché non ha senso. Non lo sanno neanche loro, è inutile. Vabbè, però posso almeno far finta di chiedere. 2 stelle e mezzo questo match. Qui sento odore di bughi io, 3 stelle qui. 3 stelle e mezzo qui e 3 stelle il main event. Purtroppo io ho dovuto far lottare le femmine, non era mia intenzione, infatti loro mi abbassano molto la media. 2 e mezzo, 4, 3 e mezzo, 3 e mezzo, 4 e mezzo. Se non sbagliavo il campione non lottavano le femmine e probabilmente arrivavo un po' di più. 4 e mezzo. Più 5 per Ric Flair. Yeah! Più 5 anche per Roddy Piper. Tocca a me, c'ho lo show. E soprattutto Peppino, non devi fare l'entusiasmo tag Sabu e Sandman se poi li metti contro. Non li ho messi contro. Daniele Abonesi dice di sì. In coppia. Ok, ho cambiato la rivalità, ho tolto quella tag team e ne ho messa un'altra singola, JTG contro Finlay. E per adesso ne ho 4 e ne tengo 4. No, cazzarola. Allora, nel promo 1, lo show è finito. Nel promo 1 c'era sostituisci rivalità, che era questa, tra Melina e Kelly, credo. Non sono sicuro. Ma ho dovuto metterle 3 contro 1 perché Tori deve vincere. Cazzarola. Con parole tue. Lo so, lo so. Tre di là deve vincere. Esatto. Credo Michel, non mi ricordo. Boh. Devi vincere. Boh, non mi ricordo neanche io. Può essere. E nel promo 2 ho fatto promo pubblicità. Ok, dai, Torri. Torri. Perfetto. Ok, quindi l'abbiamo accontentata. Match 2, qui c'era la rivalità King Booker contro HBK che continua da... settimane ha già 3 pollici, poi però abbiamo inserito anche Fatal 4-Way, allora. Chavo e Chavo. Shad Fatal 4-Way SBK. Ma dai, Shad vince ragazzi. Match 3, qui c'è la rivalità Finlay e JTG contro vabbè, un triple threat, c'è anche MVP in mezzo che, MVP. È, vabbè. Che è il campione Finlay e JTG, la coppia che non sta in coppia vince. Beh. Quando sono in coppia invece perdono. Match 4, Mr. Kennedy e Chris Masters, che sono i campioni di coppia, contro Triple H e The Undertaker. Taker. I campioni di coppia ragazzi. Main event, cerchiamo di far vincere Batista perché deve salire di popolarità. Quindi The Rock contro Batista e Rey Mysterio. The Rock. No, non può vincere quella The Rock. Oh, grande Batista. E non ci abbiamo mail. Perfetto. Ma come? Soldi. Ho pagato la gente. Quando era da me stava bene di soldi. Infatti lo show è diventato favoloso. Guarda. Stanchezza. Non è salito neanche di popolarità. Cristo, hai vinto. Sali di popolarità almeno.
MVP ha perso. Sì, lui e basta. Vuole tornare. E basta. Solo MVP. Facciamo salire ancora un po' Batista. Lo mandiamo all'ospedale. Da tanto che sale. Batista. Successo più 2. Successo. Quindi facciamo salire Corvone, che ne ha bisogno per la sua popolarità. E Corvone più 8, grandissimo successo di Corvone. Oh, lo so io. Eh sì. Ma voi avete già fatto tutto allora? Sì, certo. Ah, lo so, cazzo. Ok, siamo pronti, incredibile. Promo, vetrina, pubblicità e interviste, Gregory Ernst. Ok.